Ed eccoci al sesto episodio di questa incredibile lore. Abbiamo lasciato Karn che, al chiudersi delle crisi temporali, era in partenza verso un piano misterioso, lasciando solo un criptico messaggio a Venser, nel quale chiedeva di non essere seguito. Il piano meta di Karn è Mirrodin, e ciò che vi accadde ha giocato e gioca ancora adesso un ruolo fondamentale per il destino del multiverso. Per scoprirlo, però, dobbiamo prima fare qualche piccolo passo indietro. Allo scoccare della sua scintilla, Karn decide di sfruttare i suoi immensi poteri da Planeswalker per creare un piano dove fuggire dalla morte e dai conflitti. Un piano di pura perfezione matematica, fatto interamente di metallo, che egli chiamò Argentum. A questo punto Karn trasforma il Mirari in un golem senziente di nome Memnarch, creato con l'obiettivo di proteggere il piano in sua assenza. Non si accorse però di averlo infettato con dell'olio scintillante, con il quale Karn stesso era entrato in contatto durante i vari conflitti con Phyrexia. Il contagio, unito al fatto che il Mirari mantenesse in sé memoria di tutta la conoscenza del suo creatore, creava circostanze particolarmente pericolose. Nella completa, perfetta e levigata solitudine di Argentum, la mente del Memnarch, infettata dall'olio, si rivolge costantemente a Karn. L'ammirazione verso il suo creatore lo spinge a diventare un creatore di vita egli stesso. Il Memnarch decise così di ribattezzare il piano Mirrodin e popolarlo di creature del multiverso, le cui anime vengono attratte sul piano attraverso una trappola. Elfi, goblin, troll, persino golem stessi, che fusi con Mirrodin diventano ibridi fatti di carne e metallo. Soddisfatto del risultato, il Memnarch iniziò ad accarezzare un piano ancora più ambizioso, ossia quello di viaggiare attraverso i piani per eguagliare e magari superare il suo creatore Karn. Dal nucleo di Mirrodin, piano all'interno del quale si è nascosto, il Memnarch inizia a questo punto a dare la caccia ad un'elfa di nome Glissa Sunseeker. Quest'elfa, a sua insaputa, aveva una scintilla ancora inattiva che l'automa intendeva rubarle. A questo punto il Memnarch decise di costruire una barriera planare attorno a Mirrodin con un duplice scopo: evitare il ritorno di Karn, ma anche far sì che la scintilla di Glissa non si attivasse. L'elfa però si accorge del piano del Memnarch e, in compagnia del goblin Slowbat e del golem Bosch, tenterà di sventare il tutto, innescando una lunga spirale di conflitti civili che porterà alla sconfitta del Memnarch stesso, della trappola per anime, ma anche di buona parte di Mirrodin. Alla fine, il guardiano golem verrà trasformato nuovamente nel Mirari. Quando Karn riuscirà a tornare sul piano, trovandolo praticamente annientato, decide di creare un potente incantesimo, sfruttando proprio la scintilla latente di Glissa. Così facendo, le anime prima rubate e poi perdute dal Memnarch vengono ripristinate, riportando la vita su Mirrodin, inclusa quella dell'elfa stessa, che diventa la nuova guardiana del piano. A questo punto Karn torna su Dominaria per occuparsi della formazione di Jeska, confidando di aver ormai creato le condizioni per un futuro di pace e prosperità su Mirrodin. La reale minaccia per il piano, però, era in realtà tutt'altro che sopita. Torniamo quindi alle conseguenze del Mending. Dopo quasi 100 anni dalla nascita di Mirrodin e dopo 50 dalla fine delle crisi temporali, Karn sembra essere sparito dal multiverso. La vita dei Mirran, come si fanno chiamare ormai gli abitanti di Mirrodin, è stata ripristinata, ma la pace si è rivelata poco duratura. Mentre le tensioni fra le varie popolazioni del piano crescono, l'olio firexiano, che già aveva infettato il Memnarch, si è diffuso segretamente fra gli abitanti del piano, generando appunto discordia e violenza. Sospettando pericoli, un geomante di nome Koth, da poco asceso allo stato di Planeswalker, entra in contatto con Venser e con la Planeswalker Elspeth Tyrell, le cui gesta eroiche erano già ben note nel multiverso e che scopriamo essere tragicamente cresciuta sotto la prigionia firexiana in un piano sconosciuto. Ben presto i tre scoprono una terribile verità.
In profondità, nel nucleo interno di Myrrodin, il seme firexiano ha raggiunto un nuovo stadio evolutivo, articolandosi non più esclusivamente nel mana nero, come ai tempi di Yugmoth, ma in tutti e cinque i colori, corrispondenti a cinque fazioni, comandate rispettivamente da cinque pretori. Il proposito dei nuovi Firexiani è di contagiare completamente i Myrran, sfruttando il potere del nuovo padre delle macchine, che scopriamo essere tragicamente lo stesso Karn, infettato dall'olio e intrappolato nel cuore di Myrrodin sull'orlo della pazzia. Si apre quindi un conflitto su larga scala che vedrà i pretori protagonisti. Numerosi eroi Myrran, come la stessa Glissa, vengono quindi completati. Karn viene miracolosamente salvato da Elspeth e Venser, il quale sacrifica la sua scintilla e la sua vita per curare il golem dal contagio e permettergli di lasciare il piano. Koth, assieme ad un'esigua resistenza a Myrran, riesce a nascondersi nella grande fornace, mentre il nemico prende il sopravvento. Ormai completato nella perfezione, Myrrodin viene ribattezzato Nuova Firexia. Sotto la guida di Elesh Norn, il pretore bianco, Firexia osserva il multiverso meditando nuove espansioni.